Bentornati nel forum. Come avrete capito dal titolo, questa è la recensione di Knights of the Round Academy, che abbreverò da questo momento in poi come COTRA, perché se no ci si sta fino a domani con questo video, di Claudio Serena della Fumble. Tra l'altro è un gioco che porta il titolo di un'ambientazione che era già di Not the End, e devo dire che le similitudini si vedono, ma questa è la recensione del gioco originale. Allora, iniziamo col dire che COTRA mi ha conquistato. Nel periodo in cui uscì, la recensione esce ora perché il manuale a noi è arrivato pochi giorni fa, dovevamo essere fra i bicchieri in Kickstarter, ma è successo cose strane con il pagamento, quindi non l'abbiamo preso effettivamente in Kickstarter, e purtroppo non siamo fra i baker, ma comunque il manuale ce lo siamo aggiudicato uguale. C'era il discorso quando uscì di chi avrebbe prevalso fra Fabula Ultima e questo titolo. Mi dispiace per Fabula Ultima perché ha molti punti in favore, ma per me prevale COTRA, semplicemente perché presenta un'ambientazione molto più facile da portare all'esterno anche a giocatori inesperti, ma a questo lascerò una parte particolare alla fine, come intendo fare da questo momento in poi per dire perché, o eventualmente spero di no, perché non un gioco dovrebbe essere provato o meno. Comunque, COTRA si presenta insieme agli altri titoli della Fumble, come vedete, che sono rimasti abbastanza anche coerenti nella costruzione del manuale, che è molto tascabile, direi, come un gioco molto veloce ma dai temi molto forti. Devo ricordare che, oltre a essere presente, appunto come ho detto prima della sigla, in Not the End come ambientazione, e da Not the End prende e deve molto degli elementi del sistema, deve anche molto a Gattai, d'altronde l'autore è lo stesso, tanto che c'è stata letteralmente un'intera citazione, perché un'abilità di un job, che come vedremo è una classe, si chiama letteralmente Gattai. Quindi non abbiamo dubbi nel discorso che si tratti di un gioco di ruolo a tema mecha, ma non solo, perché è un gioco di ruolo a tema mecha, scolastico, sia d'azione, quindi shonen se vogliamo, sia in parte slice of life. C'è tutto, perché il Round Academy è effettivamente quello che ci potremmo immaginare come una scuola superiore giapponese in cui si impara a diventare un pilota di Knight, che sono dei mecha. Credo che potrei fermare la recensione qui perché ho già detto tutto, ma poi giustamente voi per che cosa verrete a vedere le recensioni. Parliamo effettivamente più nel dettaglio di cos'è COTRA. Allora, innanzitutto prende uno spunto, per chi aveva l'ambientazione di Not the End, saprà già di cosa sto parlando, arturiano. Io amo la saga arturiana perché è un fondamento anche del nostro modo di pensare e di scrivere, d'altronde sono un neckbeard altamente funzionale perché non mi dovrebbe piacere il ciclo arturiano, e devo dire che convertirlo agli stereotipi, ai trope, potremmo dire, degli anime e dei manga funziona perfettamente. I Knight funzionano perfettamente sia come mecha sia se sono cavalieri medievali. Innanzitutto noi ci troveremo nel mondo di Britain, Britain, qualcosa del genere, Britannia se avete capito il riferimento, proprio nel caso non si capisse che fosse ispirato dal ciclo arturiano, che è in realtà un pianeta diverso dalla Terra. È stato colonizzato molti secoli prima di quando si svolgerà la nostra storia, da degli umani che vi sono in qualche modo rimasti bloccati e si sono trasformati per le forze magiche particolari chiamate particelle dragon, sono della specie di radiazioni magiche, se vogliamo definirle così, in quelli che sono sostanzialmente gli elfi o gli avaloniani, se vogliamo sempre fare riferimento al ciclo arturiano. Recentemente, o abbastanza recentemente, ha visto un nuovo ciclo di colonizzazione di diverse, potremmo dire, fazioni, ma si sono differenziate come vere e proprie razze, o stirpi come vengono chiamate nel gioco, che andranno a formare quelli che sono i personaggi che noi potremo giocare.
esistono appunto gli Avaloniani, che sono sostanzialmente degli elfi, sebbene siano degli umani mutati alla fine, i Saxon, i Breton, che sono due razze di umani, potremmo dire, ma sono distinte fra di loro perché sono in conflitto per mimare quella che era il conflitto fra Sassoni e Britanni, come era effettivamente nel ciclo arturiano. Ci sono gli Andruid, che sono sostanzialmente dei robot, i Sid, che è la razza che potete usare se volete fare la Catgirl, oserei dire, i coloni, o comunque gli abitanti delle colonie, che sono una razza particolare, cioè sono sempre umani, ma abitano in della specie di stazioni spaziali fuori dal pianeta perché intendono ritornare al paese, alla terra di origine, alla nostra terra, una volta scoperti o comunque imbrigliato il potere di Britain. E abbiamo anche i Sangue di Drago. I Sangue di Drago sono una cosa particolare perché anche loro sono dei mutanti ma diversi. Come espediente narrativo, come è presente in praticamente tutti gli anime shonen per giustificare i poteri dei personaggi, esistono queste particelle dragon, questa specie di radiazione che ci danno i nostri poteri. E i Sangue di Drago sono in sostanza coloro che meglio ricevono queste particelle, quindi hanno sviluppato delle forme fisiche particolari e una particolare affinità con i poteri che da queste derivano. Britain è un mondo strano, è combattuto, in conflitto e sempre sull'orlo della tragedia. Fate conto che già dall'inizio Kotra cerca di darci l'idea di quello che dovrebbe essere lo shonen generico, cita anche in maniera molto efficace degli esempi. Noi siamo i prescelti che dovranno salvare il mondo da una grande catastrofe e lo dovranno fare nel mentre affrontano i problemi della crescita, dei conflitti e qualsiasi altro nemico che ci si potrà presentare in un qualsiasi anime o manga che vogliate del genere. Quindi è molto veramente diretto e efficace nel spiegare quali sono i suoi temi, e devo dire che questo non è un male. I nostri personaggi saranno talvolta coinvolti in semplici azioni di vita quotidiana che però dimostrano la loro crescita e il raggiungimento dell'età adulta, perché ovviamente stiamo parlando di adolescenti, altre volte in assurdi combattimenti all'ultimo sangue con creature incredibili e estremamente pericolose, spesso a bordo dei nostri Knight. Quando ci verrà chiesto di creare il personaggio, sarà fatto in una maniera molto simile a Not the End. La creazione del personaggio gli deve molto. Dovremmo decidere il nome del nostro personaggio, che è un elemento meccanico di gioco. Potremmo spendere il nostro nome una volta a sessione per ottenere dei benefici, nel senso che ci mettiamo la faccia, per dirla così. Avremo poi tre caselle nella scheda che indicheranno, perché sono segnate in rosso, quelli che sostanzialmente sono i nostri punti vita, sono il core, l'anima e la stirpe. La stirpe è la nostra razza, da cui dipendono alcune abilità. Il core è quello che ci permette di ricevere le particelle dragon ed è una sorta di, oserei dire, affinità elementale, anche se non si può solamente limitare all'affinità elementale. Il core può essere qualsiasi cosa, può essere tipo fuoco, aria, ordine, tenebra, ci sono diversi esempi all'interno del manuale, o in un particolare caso addirittura quello che ci porta avanti per diventare l'eroe di turno. L'anima è ciò che il nostro personaggio è più profondamente. Potrebbe essere il protettore, l'eroe, il protagonista, il pilota. Sostanzialmente ci chiede di scegliere una parola per identificare in maniera più profonda il nostro personaggio. Era quella che era la casella centrale sostanzialmente di Not the End. Ci verrà poi chiesto di scegliere il job. Di job ne abbiamo due a disposizione. Uno, con uno ci si parte, uno si può ottenere mano a mano che si va avanti nell'avventura. Il job è sostanzialmente la nostra classe, ci darà alcune abilità mano a mano sbloccabili e l'abilità di sovraccarico. L'abilità di sovraccarico è una cosa particolare che il nostro personaggio potrà utilizzare solamente quando è in sovraccarico. Sovraccarico è la condizione estrema del personaggio. Quando ha utilizzato tutte le risorse a sua disposizione e ha finito quelli che si chiamano punti limite. Immaginate i punti limite come una specie di punti che indicano quanto il personaggio si sta sforzando
in qualcosa, sono letteralmente quanto di noi ci si sacrifica per ottenere il meglio in una prova. Potremmo spendere punti limite, un po' devo dire in maniera molto simile ai punti favola, per ottenere dei benefici abbastanza larghi, abbastanza grandi per i nostri personaggi, e a seconda di cosa, perché i punti limite vanno in base alla potenza del nostro nemico, quelli che vanno spesi, potremmo consumarli anche abbastanza velocemente. Consumarli vuol dire andare in sovraccarico, vuol dire liberare tutto il nostro potenziale, ma allo stesso tempo mettere la nostra vita in pericolo, perché appunto stiamo superando il nostro limite. La scheda presenta anche gli spazi per una debolezza del nostro personaggio, che potrà effettivamente essere messa in gioco per darci la possibilità di creare delle scene narrative anche molto interessanti quando affrontiamo la nostra debolezza, per ad esempio salvare un compagno o per fare qualcosa di positivo. E la nemesi. La nemesi, sebbene non debba essere necessariamente presente all'inizio, è quella persona, quella cosa o quella situazione che ci mette terrore, che ci crea problemi e che dovrà essere affrontata fra i temi possibilmente della campagna. La nemesi può essere una persona che andrà affrontata durante l'avventura, o anche ad esempio una paura che potrebbe essere superata. Infatti Kotra si basa molto anche su temi da affrontare, esistono appunto due caselline, temi da affrontare e temi affrontati, in modo da vedere come sta l'evoluzione dei personaggi e quali sono stati anche, come si potrebbe dire, le situazioni che hanno causato riflessione all'interno dell'intera avventura. Il sistema di gioco è in realtà abbastanza semplice e per un certo verso molto simile al Not the End, con un punto a favore personale: usa i dadi invece che i gettoni. Favorisco i dadi, mettiamola così. Semplicemente noi dovremmo costituire una pool di dadi che è costituita da D8 e D12. I D12 verranno utilizzati solo in caso di abilità particolari o se useremo il nostro mecha, perché anche il nostro mecha avrà una piccola schedina che ne identificherà le abilità. Dovremo affrontare poi dei nemici che hanno un livello di minaccia e dei tratti, esattamente come li avranno i nostri personaggi. La minaccia del nemico trasformerà alcuni dei nostri D8 in D6 e eventuali tratti che può mettere in gioco trasformerà questi D6 in D4. Fate conto che il successo dei dadi va dal 6 in su, quindi avere un nemico con dei particolari e ben studiati tratti vuol dire in sostanza farci fallire automaticamente dei tiri, perché il D4 non può fare 6 per sua natura. Una volta fatto questo calcolo, si tireranno tutti i dadi, si calcoleranno i successi e si spenderanno questi successi per narrare che cosa è accaduto, e a questo punto quello che è il master ci narrerà quali sono le complicazioni che sono avvenute al nostro personaggio o all'intero party. Quindi è un sistema molto simile al Not the End, con la stessa, secondo me, fluidità, tranne per il fatto che va imparato un po' questa costruzione di pool dei dadi, che alla prima lettura del manuale sembra difficile, ma poi quando si va a provare in realtà no. Io l'ho provato in GDR Night scorso molto tranquillamente. A questo punto arrivo a affrontare temi più generici, nel senso che sono non strettamente legati al sistema, ma sono fondamentali nell'avanzamento delle nostre avventure di Kotra. Fate conto che si basa su quella che è una narrazione abbastanza stereotipata di un anime, di uno manga shonen, ma anche slice of life. Quindi avremo la possibilità dei rapporti con i vari personaggi, o come meglio potremmo definirle, le romance. Devo lodare il manuale per il fatto che quando va a introdurre questo elemento dà proprio una sorta di manuale di utilizzo di queste situazioni al tavolo, nel senso come ci si dovrebbe comportare, come in una maniera generale bisogna fare per evitare situazioni brutte al tavolo, quindi che ci deve essere sempre il consenso su cosa sta succedendo, eccetera. Fate conto che stiamo parlando di situazioni idealizzate di un anime o di un manga, quindi molto spesso si parlerà di roba molto più sentimentale che, diciamo, esplicita. Se siete dei giocatori un pochino più avanzati e più esperti, potreste dire, come ho fatto io: vabbè, ma è roba scontata,
vi posso assicurare che purtroppo ci sono giocatori per cui questi elementi di correttezza, di comportamento, non solo al tavolo ma nella vita reale, non è così tanto scontata. Quindi punti in più per aver inserito questi elementi nel manuale. La nostra romance sarà molto importante, ci sarà addirittura chiesta se è possibile di inserirla all'inizio, può essere un personaggio giocante o un NPC, perché mano a mano che avanza, e ci saranno dei modi, delle meccaniche per farla avanzare, ci darà dei benefici sempre crescenti. Possiamo avere attivi fino a due romance per mimare quello che si potrebbe dire il triangolo, cosa che è abbastanza comune in prodotti del genere, ma solo una potrà raggiungere il grado massimo e quindi dare i benefici maggiori, ovviamente, perché dovremmo trovare l'anima gemella o anche nel caso l'amico più fidato o intimo, perché la romance può non essere effettivamente una romance ma anche un, diciamo, un'amicizia particolarmente forte nel caso il giocatore lo preferisca. Il manuale poi continua a spiegarci quali sono gli elementi fondamentali che dovremo affrontare durante la nostra avventura, e qui ritroviamo tutti gli elementi caratteristici di quello che potrebbe essere tranquillamente un prodotto di questo genere all'interno di un anime o di un manga. Quindi vita scolastica, combattimenti incredibili contro nemici particolarmente potenti, come ho detto prima, affrontare situazioni che ci faranno crescere o ci metteranno in difficoltà perché appunto dobbiamo mettere in gioco noi stessi, i nostri sentimenti, ma anche situazioni molto più leggere come il periodo degli esami, la gita scolastica, il viaggio alle terme, il festival estivo, quindi tutti quegli elementi che, se avete visto un qualsiasi tipo di anime slice of life, sono sempre obbligatoriamente presenti. È presente un capitolo anche che ci descrive il Round Academy, con anche le regole per costruire le nostre strutture, se vogliamo. È un grandissimo college in cui c'è presente di tutto e possiamo vivere le avventure più disparate, ma le nostre matricole, perché partiranno come matricole, possono uscire dal round e andare a visitare tutti e i più vari luoghi di Britain. Alcuni sono indicati nel manuale, in altri c'è la possibilità di crearseli noi con un'apposita scheda. C'è presente, c'è un codice QR alla fine del manuale, o se avete preso anche il PDF, è presente nel PDF, in cui ci sono tutte le schede disponibili, quindi quella del personaggio, quella dei luoghi, quella anche dei nemici, e, perché mi sono scordato di dirla, quella del flashback. Il flashback è un tipo di dinamica che possiamo addirittura utilizzare per occupare un'intera sessione, che dovrebbe meglio spiegare il passato del nostro personaggio. Può essere utilizzato anche come metodo di livellamento, perché noi, quando andremo a segnare un nuovo tratto sulla scheda, potremo fare ricorso al flashback per spiegare a questo punto perché lo abbiamo aggiunto e l'abbiamo sbloccato in quel momento. Il personaggio potrebbe rivelarsi improvvisamente particolarmente abile nell'uso della spada. Potrebbe partire la sessione flashback in cui appunto lui narrerà di come si è estenuamente allenato nell'utilizzo della spada e non l'aveva fatto notare fino a quel momento. Ultima cosa a livello tecnico che mi sento di aggiungere per Knights of the Round è il modo in cui il master o narratore, come preferite, dovrebbe organizzare la sessione, perché vedete, prendendo molto spunto dagli anime e dai manga, spesso dagli anime per questo punto di vista, l'intera avventura è stata pensata per essere organizzata letteralmente come una serie televisiva. C'è una scheda apposta che può essere composta anche insieme al party, che divide praticamente le sessioni e il numero di sessioni che vogliamo fare in episodi. Quindi possiamo fare una one shot come se fosse un pilot, il classico 12 episodi che oggi si vede molto, oppure un'avventura che si snoda fra più stagioni con i suoi inizi e finali di stagione, con eventi eclatanti nell'uno o nell'altro. Quindi un sistema molto carino per fare in modo di avere la possibilità di organizzarvi l'avventura come volete e eventualmente continuarla in seguito se avete deciso di prolungarla. A questo sarà correlato una scheda in cui dovremo indicare le minacce più grandi, cioè non quelle singole ma i veri e propri villain che dominano la storia, che subiranno un'evoluzione insieme a quella dei nostri personaggi.
potremmo aver subito una grande disfatta e quindi possono essere diventati più forti, oppure nel corso dell'avventura potremmo aver inflitto un colpo mortale all'organizzazione malvagia che si è dato tutto e quindi potremmo effettivamente avergli fatto perdere in generale uno dei suoi punti vita, che lo renderanno più debole una volta che andremo a affrontare quello che si potrebbe definire il boss finale. In considerazione finale, perché Knights of the Round ha, diciamo, stuzzicato il mio interesse e perché io lo consiglierei abbastanza caldamente a chi vuole anche affacciarsi al gioco di ruolo? È molto diretto e qua assolutamente senza nessun problema lo ammetto, viene da un team che è quello della Fumble, che ha già prodotto dei giochi di ruolo di buonissima qualità e molto efficace per, secondo me, introdurre qualcuno, ma anche in generale per giocare. I giochi della Fumble li ho trovati molto interessanti da questo punto di vista, sono molto diretti, molto semplici, ma anche molto pregni di significato quando si va a identificare. Il problema che mano a mano mi accorgo sempre di più andando avanti nel gioco di ruolo è che il ruolo non è una cosa molto semplice da spiegare a chi non ci si è mai avvicinato. Non è una cosa molto semplice da individuare o da capire se non sai già di che cosa si sta parlando, perché molto spesso è difficile capire l'ambientazione, è difficile cosa può fare il tuo personaggio. In questo senso Kotra potrebbe dare una mano. Perché? Perché si basa su un media che, indipendentemente da se ci piaccia o meno, per carità, tutti hanno visto almeno una volta nella vita, almeno se siete nella fascia d'età di me e Daniele, vi siete trovati di fronte e avete visto almeno una puntata di uno shonen, avete visto almeno una puntata di uno slice of life, avete presente che cosa si dice e di che cosa si tratta quando si parla di un anime scolastico. Quindi questo fa riferimento a tutta una serie di stereotipi che bene o male tutte le persone possono conoscere, o anche se non conoscono possono in maniera molto semplice individuare, perché non sono difficili, e può essere secondo me utilizzato per ben orientare un giocatore che all'inizio si trova un po' spaesato. Io vi vorrei semplicemente definire alcune delle anime che Kotra ci dice che possiamo utilizzare: il tenebroso, l'amico fedele, il gigante gentile, prima fra tutti la tsundere, cioè letteralmente la nostra anima può essere tsundere. Sembra una cosa da riderci, la prima volta che l'ho letta all'interno del manuale ci ho riso anch'io, ma per persone che magari si stanno avvicinando al gioco di ruolo e prima non hanno assolutamente conosciuto il gioco di ruolo ma hanno visto solo anime, se io gli dico guarda tu qua puoi scrivere tsundere e questo è il modo in cui si comporta il tuo personaggio, è un modo molto più veloce per fargli capire come ti dovresti immedesimare nella narrazione del proprio personaggio. Quindi secondo me una semplicità di base che può aiutare quantomeno in alcuni settori a avvicinare altri titoli più difficili. E poi sinceramente secondo me è una bella idea, il ciclo arturiano è molto conosciuto, gli anime e i manga sono molto conosciuti, metterli insieme crea un ambiente in cui è facile, anche facendo riferimento agli stereotipi che, se utilizzati bene, secondo me sono assolutamente positivi per creare una storia magari anche interessante. Ho cercato di fare un discorso veloce su Kotra perché a parlare effettivamente ci sarebbe molto da dire, scusate se sono stato un po' confuso, forse me ne sono reso conto a metà di questa recensione, ma spero di avervi interessato al titolo se non vi siete già interessati da soli. Se appunto vi è interessato Kotra, io vi consiglio personalmente di andarlo a controllare, perché è un titolo secondo me che ha delle interessanti potenzialità, soprattutto se siete interessati al genere anime e al genere mecha, perché alla fine quello è il senso dell'intero gioco. Da lodare particolarmente lo sforzo della Fumble, che si è prodigata per cercare di dare questo taglio molto classico d'anime all'intero gioco, tanto che una delle dei reward del Kickstarter che è stato raggiunto e lo abbiamo, io l'ho salvato sul computer, le colonne sonore che possono essere utilizzate durante le campagne, tipo la sigla d'apertura, la colonna sonora per il boss, che sono proprio fatte tutte in stile. Quindi se avete interesse potete anche totalmente immergervi in questo stile anime
che il manuale propone, cosa che comunque per Mulatoglie le potete fare anche con Fabula Ultima. In conclusione, per togliervi qualsiasi tipo di dubbio, se siete interessati allo stile di che cosa vi vorrò proporre il titolo, fate conto che una delle degli scenari consigliati per iniziare con delle matricole, quindi con i personaggi al primo anno, è il primo giorno di scuola e siete in ritardo. Non importa chi siate che guardate questo video, ognuno di voi ha presente la situazione in un anime, l'avete vista tutti, avete presente il personaggio con la fetta di pane in bocca. Qui concludo, vi ringrazio per aver guardato questo video. Per, se siete interessati, vi consiglio di nuovo di controllare Kotra. Vi invito a mettere mi piace, a condividerlo, a passare dalle nostre pagine social. Abbiamo Facebook, Instagram, abbiamo anche una pagina Telegram se volete fare due chiacchiere con noi più in diciamo personalmente, in privato. Francesco Dal Foro Sentenziam, chiudo.